Deborah Salvatore, presidente dell'associazione H2O, oggi vediamo finalmente il lavoro concluso qui alla piscina all'aperto, piscina comunale di Teramo. Davvero un bel lavoro, domani si riapre, tutto in regola con i dispositivi, con le misure di sicurezza, il distanziamento? Assolutamente sì, ed è per questo che, come si può vedere, abbiamo delimitato tutto perfettamente a norma di legge, e tutto per prevenire il Covid e comunque assicurare a tutta la clientela le giuste cautele che siamo portati tutti quanti ad avere. Quindi abbiamo messo le distanze fra gli ombrelloni. Assolutamente, con segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo lavorato ancora di più perché ad ogni ombrellone è stata comunque data una postazione rispettando perfettamente i 4 metri, anzi di più perché sarebbero 3 metri e mezzo di distanza l'uno dall'altro. Noi abbiamo garantito i 4 metri, igienizzanti in tutta la piscina. E anche le postazioni del solarium, perché quest'anno una delle novità sarà anche la zona solarium dedicata a dei lettini per chi comunque viene o per poche ore non ha bisogno dell'ombrellone, anche lì garantiamo comunque la distanza di sicurezza che siamo portati ad avere obbligatoriamente. Entrare, uscire dalla piscina, obbligatoria la doccia, quali sono le regole? Allora, sono tante le regole, oltre al distanziamento sociale che comunque si chiede sempre sia negli spostamenti all'interno della piscina che nel momento in cui ci sono delle postazioni stabili al di là delle distributori automatici, prima delle docce, dei gabbiotti. Le obbligazioni che abbiamo sono comunque quelle dell'ingresso, che è dedicato, ecco, una parte solo per l'ingresso, e ci sarà un'uscita diversa, totalmente diversa, così non si creano assembramenti. La doccia obbligatoria prima dell'ingresso in acqua, igienizzazione sotto gli ombrelloni, nuclei familiari o comunque non più di 2 persone, amici o comunque che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, ed è per questo che la zona del solarium è adibita anche per gruppi di amici o chi proprio per volesse venire a trascorrere una giornata e non in quel caso nel contesto familiare. Per l'ingresso sarà obbligatoria la misurazione della temperatura, altre cose? Allora no, per quanto riguarda l'obbligazione della temperatura non ci sarà per il cliente, ma per tutti gli operatori. Ci saranno dei moduli, fino ad ora c'era un'autodichiarazione da dover firmare obbligatoriamente, dove si garantiva di non essere entrati in contatto con persone aventi il Covid, di non avere la febbre. Ma proprio ieri abbiamo avuto la conferma che questa autodichiarazione non serve più, basta esporla all'esterno dell'impianto in maniera tale che ognuno ha visione e sa che se ha avuto problemi o ha la febbre non dovrebbe comunque entrare all'interno dell'impianto. Riaprirà domani, quindi da domani mattina? Sì, e il tempo pare che da oggi sia clemente e ci venga finalmente incontro, perché ad ora abbiamo avuto anche difficoltà per quanto riguarda il meteo anche per sistemare. Da domani mattina riapriremo, gli orari saranno dalle 9 alle 19, senza nessun tipo di pausa, e a breve ripartiremo anche con i corsi di scuola nuoto dal 29 giugno, e la novità di quest'anno sarà anche il campus che organizzeremo insieme alla Delfino Club, rivolta a tutti i bambini, i ragazzi, perché la fascia di età è dai 5 ai 14 anni, che svolgeremo itinerante come da normative, perché più comunque si dà maggiore interesse agli spazi aperti, quindi noi abbiamo il nostro parco fluviale proprio alle spalle, abbiamo un'intera piscina, zone verdi, e i bambini in maniera itinerante a gruppi, e anche lì i gruppi saranno prestabiliti perché abbiamo dei numeri ben specificati, anche molto ridotti, e quindi anche un sacrificio per noi, perché comunque gli operatori saranno molti di più e i bambini saranno molti di meno, ma è sicuramente un'attività che dovevamo alla cittadinanza. Importante dire come saranno le tariffe, ci saranno aumenti e soprattutto si potranno fare gli abbonamenti. Ecco, parliamo della tariffazione. Assolutamente. Noi non abbiamo apportato nessun tipo di aumento, anzi abbiamo previsto delle tariffe agevolate per le famiglie, addirittura per quanto riguarda il nuoto libero c'è una scontistica rispetto al prezzo che pagavano l'anno scorso, ma in questo momento di ripresa dove tutto è molto difficile abbiamo deciso di non aumentare assolutamente.
sarà possibile comunque fare anche degli abbonamenti per tutta l'estate? Sì, si potranno fare pacchetti familiari, abbonamenti per quanto riguarda il nuoto libero, ingressi singoli, ingressi in mezza giornata, che sia o la mattina o il pomeriggio, e addirittura anche ingressi solarium dedicati solo allo spazio con il lettino.